La Lamezia è una città sfortunata, in particolare quando vengono organizzate le manifestazioni per protestare contro l'andamento della situazione generale qui in città. Teatri chiusi, palazzetti chiusi, palestre chiuse, ma qui si protesta soprattutto per l'incapacità della commissione straordinaria, della commissione prefettizia di poter risolvere qualche problema, incapacità probabilmente anche dei dirigenti comunali o della politica che ha preceduto la situazione attuale qui a Lamezia. Si chiede innanzitutto che non ci sia disparità di trattamento, cioè questi presunti problemi di agibilità, perché poi quando si leggono le notizie, si leggono le determine del comune, si vede che sono sempre e soltanto dei cavilli. È una volta la via di fuga ostruita da un manufatto abusivo, è una volta un interruttore di stacco tensione. Cioè, ci sono dei motivi che fanno sorridere, come fa sorridere che in questo momento mia figlia, che non ho portato visto il tempo inclemente, che è piccola, può essere che nella palestra della scuola a fare sport, ma il pomeriggio non ci può entrare. Fa sorridere sapere che gli stessi funzionari sono seduti in uffici comunali inagibili, che il presidente del tribunale debba sollecitare per 4 mesi una risposta al comune per sapere il tribunale se è agibile o non è agibile. Ma di che parliamo? Parliamo solamente che il principio, la legge vuole per tutti, in questa città non è stato applicato. Che, come ho già detto prima, che i commissari prendessero la loro scrivania, la mettessero nel piazzale del comune, perché è l'unico posto dove possono lavorare, perché lì è tutto inagibile. E allora, se io non posso stare nel palazzetto, lui non può stare lì dentro.